abbiamo scelto Catania per tre ragioni. La prima, Don Milani nel 1967 con la sua classe, con Lettera ad una professessa, denuncia un tema, l'esclusione e l'abbandono scolastico per quanto riguarda la media dell'obbligo. Con numeri diversi, Catania è oggi la prima città in Europa in termini di abbandono scolastico. L'Italia è uno dei paesi messi peggio in Europa, con le percentuali peggiori di dispersione scolastica e ben lontano dall'obiettivo del 10%, noi siamo al 20%. Secondo, c'è un'attualità di Don Milani. Don Milani non ha bisogno di essere interpretato. Don Milani parlava ieri, parla drammaticamente anche oggi. Il messaggio che ci arriva dalla Sicilia, da Catania, ma da tutta l'Italia, è che c'è una scuola dello Stato operosa che lavora e c'è un deserto intorno. Il deserto intorno è fatto da leggi inique verso i comuni che non hanno le risorse per poter garantire il tempo pieno, la mensa, la palestra, i trasporti scolastici. E questo fa sì che, come denuncia lo Svimez, ogni 5 anni un ragazzino, una ragazzina del mezzogiorno perda un anno di scuola. Allora non servono solo i numeri, servono coerenti azioni politiche che rispondono al problema. Catania per noi è anche questo oggi. Ecco, ci vogliono anche dei fondi, ci vogliono delle risorse, c'è il PNRR in questo momento, la domanda è se basterà intanto e se l'Italia riuscirà anche a mettersi nelle condizioni che chiede l'Europa, cioè entro il 2030, di raggiungere delle percentuali che in questo momento sono fuori portata, soprattutto nel sud. Mi consenta, di questo passo noi non risponderemo mai all'Europa e continuerà una lamentazio dei diversi governi, gli uni e gli altri, che continuano a lamentarsi da un lato e a tagliare risorse dall'altro. Allora, il PNRR è sicuramente una risposta, occorre però che nella prossima legge finanziaria, quella che si sta preparando adesso, si decida che il tema non è quello dei condoni fiscali, il tema è quello di investire nella scuola. Noi abbiamo gli insegnanti peggio pagati d'Italia, abbiamo edifici insicuri, noi abbiamo i comuni del mezzogiorno che non sono in grado di garantire ciò che in altre città del nostro paese viene garantito. E in più, attenzione, c'è un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata fra le regioni, una delle 23 materie è l'istruzione. Significa che chi sostiene il merito considera l'esclusione sociale e l'abbandono come una logica condizione. Come c'è il povero che è giusto che rimanga povero, c'è quello che è selezionato dalla scuola ed è giusto che rimanga selezionato dalla scuola. Don Milani diceva esattamente il contrario e ha praticato esattamente il contrario. Allora occorre un'azione coerente, costituzionalmente corretta da parte delle forze politiche. Questo è l'obiettivo da mettere in campo. Senza questo io credo che siano parole al vento, non utili, perché ne abbiamo sentite troppe.